Ciao amiche, benvenute nel mio mondo creativo. Oggi insieme andremo a fare un portachiavi. Allora, questo portachiavi è un pensiero anche per l'uomo, perché non si sa mai cosa regalare ad un uomo e questo potrebbe essere un'idea. Allora, io l'ho realizzato in due versioni. Come vedete, questo è semplice. Ha il gancio, il moschettone, vedete che si può appendere, quindi magari rimane anche comodo, insomma, si può mettere dentro con la nostra clip, oppure quest'altro modello che ha la chiusura in questo modo. Poi ha sempre gli anelli per mettere le chiavi, però in più ha anche questa tasca dove possiamo mettere un documento, dove possiamo mettere dei soldi e magari uscire per fare un po' di ginnastica, insomma, è comodo. Eccolo qui. Io lo trovo delizioso, facile, quindi lo andremo subito a fare. Allora, vi voglio anche dire che il modello che andremo a fare insieme è questo qui, quello semplice. Però, alla fine del tutorial troverete delle foto per spiegarvi come fare quello con la piccola tasca. Quindi non ci perdiamo in ciance, accendiamo i motori e via subito con il tutorial. Amiche creative, eccoci qui per elencare il materiale che andremo a utilizzare. Allora, abbiamo bisogno di un nastrino di cotone alto 1 cm, gli anelli quelli per i portachiavi, chiusura bottoncini automatici. Chi non ha la possibilità di avere i bottoncini automatici può utilizzare il velcro, lo strappo. Poi un gancetto per chi lo vuole mettere, poi una striscetta di tessuto che andremo ad applicare il gancetto e poi per la parte interna io ho scelto un quadrato e una striscia rossa, sempre perché diciamo se lo vogliamo regalare sotto Natale un tocco di rosso secondo me ci sta molto bene. Poi essendo anche indicato per un uomo, teniamo insomma nei colori un po' sobri. Poi ho scelto del jeans per l'esterno e una imbottitura piatta, quella da patchwork. Allora, tutte le misure sono giù nell'info box dell'altro portachiavi, cioè questo qui, troverete il cartamodello giù nell'info box e quindi non ci perdiamo in ciance e iniziamo subito con il tutorial. Allora, amiche, iniziamo dalla parte interna del nostro portachiavi. Quindi andremo a prendere il tessuto, quello 12x24 e quello 4x24. Metteremo dritto su dritto e qui andremo a prendere delle misure. Allora, la misura è uguale, quindi dove vi trovate meglio iniziate a prendere la misura. Quindi partendo dal lato misuriamo 8 centimetri e mezzo e facciamo il primo segno. Poi segniamo 1 centimetro, poi 2, 1, 2, 1 e andremo a vedere che rimane 8 centimetri e mezzo. Ecco qua, allora a questi segni corrisponde dove dobbiamo mettere le fettucce di 4 centimetri. Quindi andiamo ad alzare i due tessuti all'altezza di dove abbiamo preso il segno. Noi andremo a mettere la fettuccia, la manteniamo con delle clip o con delle spille come vi trovate meglio. Ecco qui. Molto bene, fatto questo lavoro, ragazze, non facciamo altro che riaccoppiare i tessuti. Andiamo a mettere sotto macchina e a fare una cucitura a punto dritto qui
dove abbiamo fermato, esattamente qua, con un punto dritto. Fermiamo per bene. Quindi sotto macchina. Eccoci qua, amiche. Allora andiamo a cucire a bordo piedino. Quindi tutte le misure sono a bordo piedino, con una cucitura a punto dritto. Abbiamo effettuato la prima cucitura. Allora, adesso ci troviamo qui e andiamo a stirare il tessuto. Apriamo per bene la cucitura appena fatta. Eccola qui. Adesso ci prepariamo anche il cinturino. Allora, questo è alto 4 centimetri, lo andiamo a piegare a metà e poi i lembi di nuovo al centro. Ecco qua. Adesso andiamo sotto macchina e facciamo una cucitura. Io la farò in entrambi i lati. Sotto macchina. Ecco qui fatto il cinturino. Vedete, la cucitura è in entrambi i lati perché rimane più carino esteticamente e poi più anche consistente. Perfetto. Allora abbiamo preparato la parte interna. Adesso andiamo a prendere la parte esterna, a uno dei due lati lo pieghiamo a metà, misuriamo dal centro 5 centimetri. Allora, a questo punto noi andremo a mettere l'automatico. Prendo la pistola. Allora, eccoci qua, ho preso la pistola. Andiamo a mettere. Allora, mettendo il dritto del nostro tessuto verso di noi, iniziamo dalla parte destra, misurando i 5 centimetri, anche se non so se lo vedete specchiato, non ricordo. Comunque voi mettete il lavoro sul tavolo, il dritto rivolto in alto, partite dal lato destro, misurate 5 centimetri dalla metà. Ok? A questo punto noi andiamo a forare per andare a mettere sotto questo. Sopra metteremo la femmina, che è questa, vedete? L'andiamo a mettere e poi con la pistola l'andiamo a fissare. Oh, adesso questo l'abbiamo fatto, adesso mettiamo il gancetto, eccolo qui. La striscetta me la sono già persa. No, quindi inseriamo questo dentro al nostro moschettone. Eccolo qui. Quindi piegate la striscetta che avevamo fatto prima, la mettete dentro al moschettone. Poi mettiamo dritto su dritto, l'imbottitura sul tavolo, i due tessuti sopra,
Perfetto. Poi alla metà, quindi andiamo a piegare i due tessuti, troviamo la metà e a quella metà ci mettiamo dentro il gancio. Eccolo qua. Ok? Allora, fatto questo, andiamo a fissare tutto con gli spilli. Allora, adesso sulla parte opposta, quindi non dove abbiamo appena messo l'automatico, ma dall'altra parte, quindi sulla nostra sinistra, andiamo a prendere. Aspettate che mi sono persa. Eccolo. Allora, qualcosa per stondare, potete prendere qualsiasi cosa, eh? Andiamo a stondare gli angoli, quindi con una matita, una penna o qualcosa andiamo a stondare questi angoli qua, sopra e sotto. Perfetto. Una volta che abbiamo stondato i due lati, ma potete prendere qualsiasi cosa, anche ecco, un coso del nastro, lo poggiate di qua e di là, insomma, qualsiasi cosa, non serve questo, eh. Adesso cosa facciamo? Andiamo con la macchina da cucire, sempre a bordo piedino, tutto intorno, lasciando un'apertura qui sotto dove c'entra la nostra mano. Quindi mettete al centro, segnate di qua e di là, quindi partiremo da qui, facciamo tutta una cucitura e ci fermiamo di qua, sotto macchina. Allora siamo qui, vedete, a bordo piedino, iniziamo a cucire avanti e indietro e si prosegue. Qui certamente andiamo seguendo il segno che abbiamo fatto, sempre bordo piedino. Poi qui è dritto, ci ritroviamo proprio col filo, a filo tessuto. Qui appena ritorna il disegno lo dobbiamo seguire qui con il piedino e poi torniamo con il filo del tessuto non dell'imbottitura, che io la lascio sempre un pochino, diciamo, in più. Qui ci fermiamo un attimo perché c'è la molletta, riprendiamo sempre a bordo del tessuto rosso in questo caso. Continuiamo, mi fermo un attimo perché ho la spilla messa male. Qui all'angolo ci fermiamo, abbassiamo l'ago, alziamo il piedino, riabbassiamo e ricominciamo a cucire. Ecco qua. Arrivati qui, facciamo di nuovo avanti e indietro. Finito. Allora, adesso andremo a tagliare l'eccesso dei tessuti, imbottiture. Allora, l'imbottitura andrà proprio rifilata a cucitura, eh. Intanto tagliamoci le parti stondate, mentre l'imbottitura andrà tagliata proprio a filo. Allora, ecco qui abbiamo rifilato per bene tutta l'imbottitura. Adesso togliamo i spilli e andiamo a svoltare.
Indovinate adesso che si fa? Brave, si stira. La nostra tavoletta, lascerò giù nell'info box per farvi vedere come si realizza, che è sempre comoda a tenere a portata di mano. Tira per bene. Ricordatevi, ragazze, che 2 minuti persi con il ferro da stiro escono fuori i capolavori dopo, eh? Ecco qui. Adesso andiamo a fare un sottopunto per chiudere sotto. Bene, abbiamo chiuso sotto, adesso ci troviamo in questa situazione, prendiamo una squadra, andiamo, vedete c'è i gancetti, allora noi andiamo a mettere la squadra, questa oppure quelle scolastiche, fa lo stesso, eh. Allora, la mettiamo distante almeno 3-4 mm, perché già mezzo centimetro è troppo, eh. Quindi un 3 mm va bene. Con una penna cancellabile, mi raccomando, fate un segno. Stessa cosa dall'altra parte. Quindi mantenete la squadra a filo tessuto, sempre quei 3-4 mm, tracciate una linea retta. Dopodiché andremo sotto macchina ed si va a fare una cucitura a punto dritto su queste due linee sotto macchina. Eccoci qua, abbiamo fatto le cuciture, perfetto. Io ho messo anche i portachiavi, vedete quelli classici. Adesso non ci resta che andare a mettere l'automatico, quindi basterà metterlo sopra, sentire dov'è. Facciamo un bel buco, ci mettiamo dentro il nostro automatico. L'altro pezzo nel frattempo, no, non l'ho perso. Eccolo qua. Pronto, pronto. Lo andiamo a fissare. Il nostro portachiavi è finito. Questo è un bel pensierino per un uomo. Io credo che sia veramente, veramente carino. Lo può Insomma, lo potete regalare sia a qualche amica, ma anche a qualche amico, perché ecco, rimane semplice. Ad un'amica si può fare con magari delle applicazioni. Qui davanti ci si può mettere un decoro, un cuore, ricamare prima. Insomma, io credo che siano dei pensierini veramente carini. Finalmente un'idea anche per un uomo. E che dirvi, ragazze? Io vi strizzo in un forte abbraccio. Se vi è piaciuto, condividete sui vostri social, così mi aiutate. Lasciate un messaggio, un saluto e al prossimo tutorial. Ciao ciao!